Santità, il giorno 18 ottobre 1999, 460 persone e 4 sacerdoti, parroci di chiesa che hanno scritto timbrando col timbro la loro richiesta al Papa in questi termini, questa petizione. Santità vostra, questo è il caso umano di chi, avendo la percezione che buona parte della Chiesa fideista si oppone ed ostacola le vostre coraggiose decisioni in merito ai rapporti tra la fede e la ragione, a tutt'oggi, lunedì 18 ottobre 1999, digiuna da 32 giorni esatti, cibandosi solo dell'ostia consacrata e bevendo solo acqua. Fa penitenza per il bene della sua Chiesa, perché essa si convinca a seguire le meravigliose decisioni della Santità vostra. Per carità umana, ricevetelo, e con urgenza, affinché cessi il suo digiuno, avendo finalmente egli rimesso nelle vostre sante mani i problemi che non gli danno pace, proprio per quella passione, quell'ansia e quell'audacia da vostra santità stessa auspicata, per la ricerca del bene e di un nuovo percorso che possa evangelizzare, portando a Cristo la scienza miscredente, dalla quale purtroppo tanta parte dei destini dell'uomo oggi dipende. Lo chiedono, assieme a me, 460 anime, piccole e grandi, credenti e non credenti, di cui a seguito è allegato l'elenco, coi sensi di una profonda riverenza ed obbedienza. Lunedì 18 ottobre 1999. Questo in questo testo qui. Sopra, qui, c'è riprodotto, il titolo è petizione, questa qui, petizione affinché il Papa riceva con urgenza in udienza privata Romano Amodeo, che dal 17 settembre non mangia più e beve solo acqua, facendo personale penitenza per il bene della sua Chiesa. Egli ha questa viva necessità perché è il Papa che ha firmato l'enciclica Fides et Ratio, che Amodeo, incoraggiato a farlo assieme a tutti i filosofi dal pontefice, sta cercando di attuare sulla base di criteri veramente innovativi. Però, indotto un convegno Fede e Ragione applicativo dell'enciclica, la fede non partecipa e l'avvocatura promessa dalla fede a chi avesse trovato l'audacia di aprire nuovi percorsi che portassero a Gesù Cristo è del tutto assente. Deve parlarne assolutamente a Sua Santità per il bene della Chiesa, che non può trascurare questioni così importanti dopo che il capo stesso della cristianità ha stimolato passione, ansia, audacia e provocato la ragione a rischiare volentieri per tutto ciò che è bello, buono e vero. Se in Amodeo tutto ciò ha fatto presa ed ora patisce il digiuno, è ansioso per la ricerca ed audace nel suo filosofeggiare e rischia volentieri la sua stessa vita in una penitenza che protrarrà fino a quando la Chiesa non si predisporrà a seguire alla lettera le idee meravigliose del Vicario di Cristo, tutto ciò non ci sembra affatto una colpa e crediamo proprio sia necessario che egli incontri e con urgenza questo splendido Papa che il buon Dio ci ha donato e che speriamo ci conservi a lungo. Dopo c'è la petizione, Santità vostra, questo è il caso umano di chi. Ma i
quattro sacerdoti che hanno inviato questa petizione hanno voluto aggiungere di proprio pugno queste scritte: visto il caso umano, conviene dare un segnale di buona volontà nel fissare l'incontro umilmente richiesto, secondo le possibilità della Santa Sede. Don Luigi Adami, Madonna delle Grazie, Berceto, Parma. Questo nel timbro. Poi c'è un'altra aggiunta di pugno: anch'io richiedo un gesto di buona volontà da parte dei responsabili della comunicazione e divulgazione dell'enciclica, perché gli ingenti sforzi e la buona volontà del signor Romano Amodeo non cadano nel nulla, causando una profonda frustrazione. Il provosto di Berceto, con la firma e il timbro di Berceto. Infine ancora questi due sacerdoti, parroci tutti e due: prego perché la richiesta di Amodeo Romano sia accolta da vostra santità per il bene suo e di molti da cui è circondato. Con affetto, Don Angelo Cassani, parrocchia di San Giorgio Martire, Ierago, Varese. Ecco il timbro. Infine, ben volentieri accondiscendo a presentare la petizione dell'architetto Romano Amodeo, conosciuto da me da oltre 40 anni, perché sia accolta la sua richiesta per una udienza del Santo Padre, nella quale possa presentare l'opera che contiene i suoi studi e le scoperte conseguenziali che possono favorire il connubio tra fede e ragione. In fede, sacerdote Don Celeste dalle Donne, parroco di Bulciago. Ed ecco qui il timbro della parrocchia di Bulciago. Questo è il resoconto di tutte quante le firme. Quattro, un rettore di un seminario di Berceto e tre parroci di Berceto, di Ierago e di Bulciago presentano e caldeggiano la petizione di 417 firmatisi, di cui 12 immigrati di fede maomettana e un ateo, 43 assensi verbali soltanto per telefono, con tanto di dichiarazione che ciò è vero, in fede la mia firma. Questa petizione che io ho qui in copia elenca dopo nella prima pagina il volantino del primo convegno che è stato fatto per l'attuazione dell'enciclica. Lo leggo brevemente. Primo convegno in attuazione dell'enciclica Fides et Ratio di Sua Santità Papa Giovanni Paolo II. Intento: con il metodo deduttivo, chiamato sillogismo dalla filosofia, cercare di dedurre dalle verità scientifiche risposte alle cosiddette domande impossibili: chi siamo, da dove veniamo, dove andiamo, da esaminare l'attendibilità o meno dei seguenti sillogismi. Il sillogismo è una verità, una seconda verità, e cosa si conclude dalla presenza delle due verità. Prima verità: in ogni movimento reale, ogni azione è possibile solo grazie ad un'azione uguale e contraria chiamata reazione. Seconda verità: la vita reale, che avanza dalla culla verso la tomba, è una vera e propria azione reale. Il punto terzo,
che è la sintesi tra la tesi e l'antitesi, recita: quindi la vita che è in azione lo è grazie alla reazione, un reale moto inverso che dalla tomba va verso la culla. E poi ci sono ancora 1, 2, 3 altri 4 sillogismi, ossia verità della logica, che partono da principi fondamentali della legge scientifica. Poi seguono proprio tutte quante le firme, in cui c'è presente cognome e nome, indirizzo, telefono, documento e firma. Prima pagina, seconda pagina, terza pagina, quarta pagina, quinta pagina, insomma, adesso non sto a girarle tutte, santità, ma il problema è questo: 4 parroci chiedono al Papa un urgente intervento, perché riconoscono che la mia questione è una pura questione umana. La petizione è: per carità umana ricevetelo. Ebbene, 4 sacerdoti e 460 persone non sono state degnate nemmeno di una risposta interlocutoria di questo tipo. Si avverte i 4 parroci che il Papa è troppo importante e non può dedicarsi nemmeno a rispondere a chi è stato sollecitato dal Papa a offrire un servizio. Ecco, questa è la cosa scandalosa che è accaduto. Io mi appello a santità vostra. Quando un Papa chiede l'intervento di chi apra un nuovo percorso verso la verità di Gesù Cristo, e quindi chiede l'intervento dello Spirito Santo della verità, che valga di per sé e non sulla base di chi la dica,
che chiede l'intervento proprio dello Spirito Santo che giunga in aiuto a Gesù Cristo. Insomma, è il Papa che provoca Dio a mandare lo Spirito Santo Paraclito che porti la verità di Gesù in un modo tale che sia una verità a prova di bomba, che sia dimostrata da nuove parabole. Gesù insegnava per parabole. Per far capire le sue verità, Gesù non faceva altro che fare esempi e diceva: il regno di Dio è come una perla che un mercante trova, la sotterra in un campo, va a casa sua, vende tutto e compra quel campo. Oppure diceva: il regno di Dio è come un granello di senape che è piccolissimo, ma quando poi cresce diventa un grande albero sul quale trovano ospitalità tutti gli uccellini. Ecco, Gesù spiegava facendo esempi. Esempi terra a terra che potessero essere capiti da un uomo che conosceva solo le cose semplici ed elementari. Quando uno scienziato del suo tempo, Nicodemo, si presenta da Gesù e vuole sapere in modo forbito come si entri nel regno dei cieli, Gesù gli dice, Giovanni capitolo 3, in verità ti dico, se non scendi dall'alto, tu non entri. Aveva ben capito Nicodemo che Gesù parlasse di un discendere dall'alto del futuro. Infatti, dice a Gesù, un vecchio deve ritornare bambino nel grembo di sua madre per nascere di nuovo. E Gesù gli risponde, no, la vita ha due percorsi. In verità ti dico, c'è il percorso dell'acqua e il percorso dello Spirito Santo. Lo Spirito Santo, ecco qui una parabola, è come il vento che soffia, lo senti, ma tu non lo vedi e viene di qua o di là, da tutte le parti. Così è lo Spirito Santo, ma aggiunge, noi tutti e voi tutti sappiamo le cose di cui abbiamo fatto esperienza. Ecco, Gesù inaugura la fisica sperimentale, ossia quella ricerca della verità poggiata sull'esperienza. E gli dice, ora tu, caro Nicodemo, mi chiedi dell'altro mondo, ma tu non conosci ancora com'è questo. E se non sai ancora com'è questo, come faccio a spiegarti io quello? Non ti resta altro che avere fiducia in me che di là scendo. Ecco, cara santità, Gesù ha spiegato che con 15 secoli di anticipo rispetto a Galileo Galilei, il Galileo Gesù, ha spiegato alla scienza del tempo attraverso il discorso a Nicodemo che l'esistenza si poggia su due versi, uno quello della materia, ossia di quella massa che è espressa in un chilo proprio da un decimetro cubo di acqua quando noi andiamo a parlare in modo forbito. E Gesù disse c'è la dinamica dell'acqua, ossia c'è la dinamica dell'unità della massa. E c'è l'altra unità, quella dello spirito. Gesù lo chiamò puro spirito, ossia puro essere dell'esistenza di un osservatore che osserva spiritualmente e se vede l'evoluzione materiale andare dalla nascita verso la morte è solo perché sta discendendo dall'alto del futuro e sta vivendo andando verso l'alba. Se il nostro io
sta andando verso l'infanzia, noi stiamo andando verso l'infanzia. È un effetto secondario che stiamo andando verso la morte. Questa verità, santità, è la verità preannunciata da Gesù, che avrebbe salvato, avrebbe liberato tutti e avrebbe liberato tutti davvero. Perché? Perché se la verità è che il nostro puro spirito di là viene, di là scende dal futuro e va verso l'alba, ma non lo vede se non per azione uguale e contraria di tipo materiale che ritorna lì, se questo accade è solo perché noi stiamo osservando la dinamica di Dio che riporta tutto alla pura origine di dove tutto esiste in pura potenza di esistere, ma siamo noi a vederlo nei termini fattivi e relativi di una creazione che sia libera nella sua creazione e non obbligata al disegno di Dio. Quando, secondo questa verità, si arriva finalmente a capire perché Dio ha fatto sorgere il popolo di Dio schiavo in terra d'Egitto, ossia con una libertà condizionata soltanto al faraone, espressione del disegno di Dio, e si vede che è fondamentale l'esodo da questa terra d'Egitto per andare a finire in un deserto in cui tutta la vita di prima è perduta. L'uomo non ha più nulla da fare, perché anzi tutto quello che prima era stato visto fatto ora è disfatto, mentre l'uomo sta osservando che Dio fa tutto. E lì davanti, nell'arca dell'alleanza che conduce il popolo, lo fa mangiare con la manna, lo disseta con l'acqua fatta sgorgare colpendo con il bastone una roccia, lo alimenta con le quaglie. Il popolo è una quantità di quasi 500.000 di bestiame, che nel deserto era un vero e proprio miracolo divino come facesse a sopravvivere. Ebbene, tutti avevano prova di cosa facesse Dio per loro, ogni cosa. Ma come a Meriba, come nel giorno di Massa nel deserto, dove mi misero alla prova pur avendo visto le mie opere, e l'uomo pensò di creare egli l'opera di Dio e creò e costruì il vitello d'oro. Non a caso, quando Mosè scende dal monte in cui ha ricevuto il decalogo, non ha alcun dubbio nel distruggere l'opera di Dio per distruggere l'opera di quegli uomini che intendevano crearsi l'idea del loro Dio in quel vitello d'oro. Ecco, l'uomo fino a questo momento in cui sul soglio di Pietro è salito un Pietro Francesco, fino a questo momento aveva curato la mondanità, ossia il valore di questo mondo che non è altro che quella vita che l'uomo sta ancora facendo in questa terra d'Egitto, in cui noi siamo liberi soltanto di impersonare un disegno fatto da Dio, fatto interamente da un altro, mentre abbiamo la libertà assoluta, totale, il libero arbitrio di costruire, salvandola interamente, la nostra anima. E Gesù lo dice: se anche tu riuscissi per capacità, per forza, a conquistarti tutto il mondo e perdessi l'anima, cosa hai fatto? A cosa si è ridotta la tua libertà, il tuo libero arbitrio? Gesù lo ha fatto capire: l'arbitrio veramente libero e il più importante di tutti è la costruzione del proprio abito mentale,
quello per il banchetto divino, senza il quale non si parteciperebbe al banchetto divino, perché l'uomo non avrebbe scelto qual debba essere il suo personale gusto. Santità, questa è la ragione che libera tutti e libera davvero, libera perfino da Satana, perché con un Dio che veramente già sta attuando quello che afferma la Chiesa Cattolica, Dio sveste dell'abito mortale che si consuma, è logorato dalle tignole, per darne uno eterno che non sarà più divorato da nessuno. In che modo? Scendendo dall'alto, ossia vedendo la vita cominciare dalla fine e annullando tutti gli apparenti gesti prima creduti fatti dall'uomo, Dio riporta in ogni essere umano, per bene o male che sia morto, alla stessa innocenza di un bambino. E chi non abbia avuto il dono della vita è ancora meglio. I piccoli abortiti nel grembo materno, che non hanno avuto la possibilità di vedere corrotto il proprio ideale dalla vita, saranno angeli del cielo, ossia anime in grado di gustare interamente come bene tutta la vita umana. Noi invece, vivendo, avendo mangiato dell'albero della conoscenza del bene e del male, non siamo in grado di valutare bene il male, non siamo in grado di valutare la croce. Ma se questa croce non fosse esistente e vera in questo mondo a termine, noi in quello che verrà, uguale e contrario a questo, il regno dei cieli, non potremmo avere l'eterna vittoria su questa croce, eterna e infinita, e nei modi con i quali ognuno la vorrà amare. Ecco, santità, questo libera davvero, si riporta veramente a quella verità che Papa Giovanni Paolo II voleva conoscere e voleva opporre alle altre fedi nel tentativo di sbloccare le fedi dal fatto incontestabile che tutte si sorreggono sulla dichiarazione di un profeta, di un iniziatore che ha lasciato un messaggio scritto e rigido. Il Papa auspicò che scendesse lo Spirito Santo della verità da riconoscersi in se stessa, grazie proprio allo Spirito Santo della verità, la quale, dimostrata vera dai filosofi, avrebbe senz'altro fatto vincere la verità di Gesù Cristo, perché Papa Giovanni Paolo II aveva estrema fiducia nelle facoltà della ragione umana e diceva ai filosofi: non siate troppo modesti nel vostro filosofare. Ecco, uno così immodesto c'è stato, santità. Sono stato io e sono stato protetto da 4 sacerdoti, da 460 persone che hanno implorato il Papa di accogliermi perché avevano paura che io mi ammalassi o morissi. Santità, se fosse dipeso dall'entourage del Vaticano, io sarei morto. Ecco, santità, lei è finalmente disposta, essendo un Pietro, a fare quella avvocatura che Papa Giovanni Paolo II aveva fatto e con la quale aveva concluso in questi termini il punto 56 dell'enciclica Fides et Ratio: la fede si fa così, avvocata, convinta e convincente della ragione. Santità, questa avvocatura che mi è stata promessa
e per la quale io sono giunto perfino a rischiare la mia salute e la morte. Finalmente mi è concessa. Pietro promette e finalmente mantiene le sue promesse. Io, santità, mi appello al diritto che ho acquisito col mio sacrificio, con la mia croce. 112 giorni di digiuno per poter essere ricevuto da Pietro e portargli il nuovo percorso ragionevole, opera solo dello Spirito Santo della verità, che aiuti ogni fede nella necessità di ricondursi sull'unico Dio di tutte le fedi. Ecco, in quest'opera così importante, santità, finalmente è arrivato il momento che la fede, promessa come avvocatura da un papa, è mantenuta in questa avvocatura promessa dal papa. Io lo so, il papa Francesco non è il papa Giovanni Paolo II, ma Pietro è sempre Pietro. E santità, tutto quello che è fatto a un piccolino di Gesù, a un povero Cristo, è fatto a Dio. E per dirlo sto usando proprio le parole del giudizio finale espresso da Gesù, quando disse: avevo fame e mi avete dato da mangiare, avevo sete e mi avete dissetato, ero pellegrino e mi avete accolto, ero in carcere e mi avete visitato. Quando mai? Tutte le volte che avete fatto qualcosa per uno dei miei piccolini, lo avete fatto a me. Ora, santità, se io sono talmente un piccolino che, pur rischiando la vita o la morte, sono tanto piccolino che tutti se ne fregano altamente che io muoia o no, e non ho trovato veramente nessuno che si sia infervorato di amore verso un piccolino al punto da dirgli: costui è un piccolino che si mette in croce nel tentativo di aiutare l'iniziativa di un papa che aveva promesso avvocatura. Costui senza dubbio è un piccolino di Gesù. Che facciamo? Facciamo morire Dio in questo piccolino? Teniamo fuori dalle porte del Vaticano proprio questo Dio? Possiamo ricevere tutti i potenti dello Stato che sono stati ricevuti di recente da Sua Santità? Possiamo ricevere tutte le persone importanti, i capi delle chiese, i capi delle congregazioni, i capi di questo e i capi di quello? Ma un piccolino di Dio che per puro amore di Dio si è messo sulla croce e ha digiunato 112 giorni, 57 sotto Papa Wojtyła e 55 sotto Papa Benedetto? Ecco, per questo piccolino non c'è forse Dio a subire e a patire tutto quello che è fatto contro questo piccolino? Io mi affido in primo luogo al vicario di Cristo, ma in fondo io mi appello proprio a Dio, perché tutto quello che è fatto a un piccolino di Gesù è fatto a Dio. Tutto quello che è fatto in bene o in male, fatto o non fatto a un piccolino di Dio, è fatto o non fatto a Dio. Per cui io spero che finalmente tra il vicario di Cristo e Cristo non ci sia più nessun disaccordo per causa di una curia romana che, ricevuta una petizione di questo tipo, che rimandava proprio alla carità umana di un papa la risposta, ha nascosto al papa questa grande responsabilità personale demandata proprio alla persona del papa,
un altro si è permesso di legare il Papa e di portarlo dove il Papa non voleva, ossia dopo di avere costretto un povero Cristo ad assumere ogni coraggio e la sua croce, lo ha lasciato morire su quella croce. Santità, io confido in Dio e confido nella verità di Dio. So che siamo tutti nelle sue mani e io, rivolgendomi a Sua Santità e facendo a lei questo discorso, so umilmente, io pure, di farlo a Dio, perché tutto quello che è fatto a ogni piccolino di Dio, e Papa Francesco lo è fatto a Dio. Questa mia sollecitazione la sto facendo a Dio.